Buongiorno compagni e compagne, giusto per essere un po' nostalgici. Andrò dritto al punto. Faenza va al ballottaggio, voi direte, beh, allora? Allora, il fatto è che Faenza va al ballottaggio per la prima volta, con la Lega. Il fatto è che Faenza è il laboratorio del renzismo. Per me, allora presidente di commissione di garanzia, 5 anni fa è stata una spina nel fianco. Ad elezioni concluse abbiamo espulso dal partito 75 persone, un'ala delle due Margherite Faentine. Torniamo all'oggi, dicevo, Faenza è il laboratorio del renzismo. Perché? Non l'ho mai capito. Di fatto quello che accade lì nel giro di un anno lo vedete ovunque. Ora, un po' di cose fanno riflettere in questa vicenda, che si vada al ballottaggio con la Lega. Come può un comune, una cittadinanza a forte caratterizzazione cattolica come quella faentina, virare così fortemente verso la Lega? Io non me lo spiego. A Faenza è venuta la Boschi, è venuto Poletti e Castel Bolognese, 2 passi da Faenza, la Serracchiani, tutti della stessa area, niente di male, sia chiaro. Solo mi chiedo, quelli che non ci hanno votato perché non si riconoscono in quest'area, in questa politica, nelle azioni di governo e persino negli ordini del giorno presentati e ritirati dall'amministrazione comunale, non certo spontaneamente, sto parlando di quelli sulla famiglia naturale, come pensano di convincerli? Chiamando Frangetta Mannara, scusate, la definizione non è la mia, ma mi è piaciuta molto. Vorrei far sommessamente notare che non ci sono iniziative che possano far identificare quella parte di elettorato che ha dimostrato, come dire, una certa disaffezione, un certo distacco, anche disinteresse al voto, come viene invogliato a continuare ad identificarsi con il partito che esprime il candidato sindaco, col nulla. Ancora, come può accadere che la coordinatrice PD dei comuni del Faentino arrivi 13ª? Non può e non deve accadere che i dirigenti arrivino in fondo. Qui abbiamo perso la BC dell'organizzazione. Di conseguenza mi chiedo a chi abbiamo dato in mano il partito ai territori, dove è andata a finire l'organizzazione per cui siamo sempre stati famosi e famigerati, nonché temuti. Io, se mi permettete, vorrei fare 2 commenti al volo su ieri. Io devo dire che a me non piacciono i tavoli tutti al maschile e gli interventi lo stesso, semplicemente non va bene. Grazie. Oltre la metà di questo partito è al femminile, ma i tavoli, i codazzi e gli interventi sembrano e sono riservati. È un fenomeno che ho visto iniziare con le primarie Bersani-Franceschini e che è andato sempre in crescendo. Non va bene. C'è decisamente troppo testosterone in politica. Vorrei parlare un attimo di corruzione, quella che è la mia visione piccola di una che lavorava, perché ormai non esiste più in edilizia. La corruzione, io ho ascoltato ieri De Maria elencare i provvedimenti adottati, non basta, perché arrivano sempre a valle e di controllo. Ho ascoltato il ministro Orlando il 21 febbraio affermare che è un problema sociale e di conseguenza è necessario sollevare la riprovazione sociale. No, semplicemente no, non basta. Non basta perché a questa roba, che noi pagheremo molto più degli altri, bisogna mettere un freno prima. A quelli che rubano, e rubano, caspita se rubano questi, devi togliere l'occasione. Come si toglie l'occasione? Cambiando le procedure degli appalti. 10 di semplici regolette da incrociare sono più che sufficienti, non ci vuole il mondo. E cambiando rotta sulle esternalizzazioni. Sono incontrollabili. Ormai ce ne dovremmo essere accorti tutti quanti. Almeno un dubbio ci deve essere venuto. Se esiste al mondo qualcuno che può lucrare sulla disperazione, lo farà, senza remore. Se qualcuno potrà fare le budella d'oro con gli appalti delle gestioni della sanità, lo farà, col pattume uguale, con tutto quello che può essere trasformato in appalti di esternalizzazione, capiterà. Quindi concludendo, abbiamo pensato, stiamo pensando a come fare, perché di fatto qui non stiamo nemmeno pensando a chiudere la porta della stalla dopo che sono scappati voi. Io ho letto un titolo l'altro giorno che ti riguarda l'intervista che hai rilasciato, che si vota a tutti uguali una volta deciso in maggioranza, e se non sono questioni che attendono alla coscienza personale. Sì, certo, va benissimo, solo che io vorrei che chi ha portato avanti questo pensiero, e penso solo a un nome, Giachetti, avesse praticato questa cosa almeno negli ultimi 2 anni. Perché i pulpiti, oltre che i palpiti, sono importanti. L'ultima cosa, davvero, l'unità. Io vengo da un comune che è Massa Lombarda, che è il paese di Vasco Errani, dove noi eravamo uno dei pochi posti dove la domenica si faceva ancora la diffusione dell'unità. E i miei uomini, i miei diffusori, sono ancora lì che aspettano.
Noi dobbiamo trovare una soluzione per questa roba qua. Dobbiamo riaprire l'unità. Grazie a tutti.